E questo libro, insomma, è un libro importante perché un giovane si cimenta con una figura così impegnativa, qual è quella del grande artista di Montevidone che ha lasciato una pittura non facile. Partiamo da questo, cioè la pittura di Licini è una pittura importante, ma non è una pittura facile. Allora, la prima domanda che io mi sento di fare a Brandimart, e poi alterneremo sia le presentazioni che le domande, è come mai, quando è scattata questa molla, il giorno in cui è avvenuto l'incontro con Licini, insomma, raccontaci come un giovane come te, che orbitava a Torino, insomma, no? E che quindi era lontano sia dalle Marche che dall'Abruzzo, ha concepito l'idea, insomma, di costruire un romanzo anche abbastanza consistente, non è un racconto breve questo, ma un romanzo significativo, su questa figura di intellettuale, perché nella sua dimensione anche di paese, perché come sapete il grande Licini ha fatto anche il sindaco del suo paese, è stato un personaggio della quotidianità di Montevidone, un po' amato, un po' anche preso in giro, perché no, per la sua maniera di essere, per il suo modo di rapportarsi. Dimmi. Anche, no, a New York non c'è, lui era morto quando a New York, non, e lui è stato solo a Parigi. A Parigi, a Venezia, a Montevidone, un po' a Roma, mi sembra che sia stato a Firenze, adesso Brandimarte, che ne conosce a perfezione tutti i passaggi, ci racconterà qualcosa di Licini. Ma intanto parla di te, come arrivi alla scrittura e come arrivi a costruire un primo romanzo su Licini. Devi aprirlo. Ecco, a posto. Si sente? Sì. Eccoci. Buonasera a tutti, è sempre abbastanza emozionante poter parlare di questo libro in questa terra in particolare. Il professore, sì, nell'introduzione mi presentava come una specie di oriundo, quindi a metà tra l'Abruzzo e le Marche, che è un'identità di chi nasce e chi vive su un confine così labile come quello nostro. Sì, però non lo volevo dire, ecco, sì, il Marcuzzo, richiesta l'indipendenza di questo territorio e l'annessione di questi due lembi di terra vicini. Ma a parte questo, perché poi, siccome quando ne scrivono, quando ne parlano, a seconda di dove mi trovo, dico che sono marchigiano, che sono abruzzese o torinese, oppure dipende da dove capita, quindi io mi oriento a seconda delle situazioni. Quindi oggi mi sento moltissimo marchigiano. La curiosità a proposito di come è possibile che si possa scrivere di un personaggio che ha finito il suo ciclo di vita, è morto nel 58, alla fine degli anni 50, con una voce e con una narrazione che invece prende le mosse da un presente, cioè un narratore che avendo una sua storia particolare, una storia d'amore in qualche modo, si incrocia con la storia d'amore, con la storia artistica ed esistenziale di questo artista, di questo pittore. Beh, è una bella sfida poter unire questi due elementi, queste due esistenze. Ed è stata un po' la sfida del libro. Com'è successo che io mi sia interessato a Licini? Io non conoscevo assolutamente chi fosse, non avevo mai visto nessuna delle sue opere, né ne avevo mai sentito parlare. Mi interessava l'arte, quando potevo cercavo di visitare mostre, cercavo di studiare, di interessarmi, di praticarla in qualche modo. Ma tutto si collega al malfunzionamento di un navigatore automobilistico, perché era l'estate di 3 anni fa più o meno, e io giravo in macchina a caso verso il Fermano. E a un certo punto io volevo andare da un'altra parte, ma mi trovo a Montevidon Corrado. Ed era sul far della sera, quindi c'era il sole al tramonto, c'era questo meraviglioso panorama che si godeva da questo paesino che è stretto come un pugno, ma appena che si esce dalle mura si vedono tutti i sibillini, dall'altra parte si vede il mare, era un'aria abbastanza tersa, quindi ho deciso di farmi una passeggiata. E c'erano due signori che mi dicono se volevo vedere dei quadri, perché c'era una stanzina dove c'era una mostra allestita.
sto qualche minuto a passeggiare attorno a questi quadri e non ricordo esattamente quali soggetti io avessi visto, ma in qualche maniera cominciava a stuzzicarmi l'atmosfera che veniva da questi quadri, quindi era come una sensazione che cominciava a crescere. E in più questi signori iniziavano a raccontarmi degli aneddoti a proposito di questo pittore, di questo personaggio che aveva dipinto questi quadri e in più era stato anche un amministratore locale. Da come ne parlavano sembrava quasi che fosse uno di quei personaggi bizzarri che ci sono nei paesi, che si dedicano a tempo perso a un'attività che sembra assolutamente fuori luogo per un amministratore locale che deve invece avere la testa a ben altre occupazioni. Quindi questa bizzarria, come se voi parlaste, sapete, nei paesi ce ne sono parecchi di personaggi così considerati un po' bizzarri, un po' tocchi in qualche maniera, e chi fa arte astratta in un paesino dell'entroterra marchigiano negli anni 20, quando tutti si dedicano alla fienagione, all'intrecciare i cappelli, i cesti e quant'altro, no, quant'altro è bruttissimo, i cesti e altre cose, e diventi subito qualcuno da segnare a dito, da dire quanto è strano. Soprattutto un personaggio che viene da Parigi, dall'aver frequentato i grandi come Modigliani, come Picasso, torna al paese con una moglie svedese, artista anch'ella, no? E si sposano in comune. Negli anni 20, nell'entroterra marchigiano, sposarsi in comune equivaleva a manifestarsi come con le corna, come un Belzebù, e quindi questo aumentava quest'aura demoniaca di questo personaggio. Comunque, io quando riparto in macchina poi, andandomene via da Montevidone, avevo nella testa, mi portavo via una sorta di perturbazione. Non riuscivo a capire come mai ero rimasto così colpito e così affascinato da quanto avevo visto e da quel poco che avevo sentito. Quindi il domandarmi che cosa mi era successo, il domandarmi il motivo di questa fascinazione di pochi minuti, è stato quello che poi in tutti i mesi successivi mi ha portato a rispondere a questa domanda, quindi che cosa ti è successo, che cosa ti è piaciuto fondamentalmente, e questa risposta ha avuto il volume di un libro, ha avuto il percorso di un libro, e non c'era altro modo con cui io potessi avere una risposta valida, possederla almeno per un secondo. Perché succede che quando ci confrontiamo con ciò che ci piace, qualsiasi cosa sia, succede sempre che è avvenuto una sorta di circolo, cioè qualche cosa ci ha collegato con l'oggetto che ci piace. E quindi per capire come mai ci piace quell'oggetto dobbiamo affrontarlo con delle cose che noi ci portiamo dentro. E quindi Licini è stato una sorta di cometa che viaggiava e tutta la scia che lasciava alle spalle mi ha dato il materiale che veniva da me, dalla mia esistenza, dal modo in cui io stavo al mondo, per rispondere a quella domanda. Quindi è stato come una foratura, un buco fatto all'interno di un pallone che in qualche modo io mi portavo dentro. Volevo scrivere una storia lunga, volevo affrontare un percorso che fosse diverso dagli esperimenti di scrittura che stavo facendo, e questo è stato il pizzico, è stata la cosiddetta ispirazione, che poi così sembra molto romantica da dire, l'ispirazione. Però succede che in un certo momento si capisce che c'è il tono, l'atmosfera, una forma misteriosa che si inizia a formare, e lì c'è il libro, c'è l'opera. E poi tutto starà nel prenderla con le parole, che è la disciplina, che è la difficoltà di poterla battere per bene e metterla sulle pagine. Ho risposto a... Per iniziare, insomma, questo è un viatico importante, le notizie che ci ha dato, le informazioni, e al di là di questo incontro casuale, insomma, dovuto a un percorso non del tutto lineare rispetto a quello che volevi fare dal punto di vista automobilistico, poi mi pare che il dopo invece è stato proprio una ubriacatura liciniana. Perché tra l'altro Montevidone, per chi di voi c'è stato, è un piccolo centro come tante delle Marche di cui ci si innamora, nel senso, insomma, che ancora conserva la casa, finalmente recuperata all'uso pubblico di Licini, che ha già nel suo assetto un aspetto molto suggestivo e che in qualche modo rievoca la presenza del pittore. Credo che sono sensazioni che chi ha avuto modo di visitare quei luoghi ha, e Brandi Marte sicuramente le ha avute in massima misura, altrimenti non l'avrebbe trasformato in un romanzo. Ci fermiamo un momento e passo a parlare invece dell'altro ospite della serata, a cui diamo il microfono, che è Piero Travellini, che questa volta è marchigiano,
però ha un particolare, viva Roma, marchigiano che vive a Roma, come tanti marchigiani, siamo nati per vivere a Roma, ci voleva vivere anche Giacomo Leopardi ma non ce l'ha fatta, un po' perché quando voleva viverci non ce l'hanno fatto andare e poi quando ci è andato si è accorto che Roma era un po' troppo grande e le distanze dalla casa degli antici ai luoghi che voleva visitare erano talmente lunghe che a un certo punto ha scritto al fratello no, io ritorno a Recanati perché per me fare questa distanza è impossibile, e quindi la delusione fu tanta, ma la delusione fu anche quella di vivere nei salotti romani che aveva sognato, dove immaginava intellettuali straordinari con cui discutere, con cui parlare di qualunque cosa, di scienza, di filosofia, come lui solo sapeva fare. In realtà nei salotti romani c'erano dei belli imbusti che erano ignoranti come le talpe, con i quali Leopardi non riusciva a intestare nemmeno un ragionamento, e anche questo lo scrisse a fratello Francesco, a fratello Carlo, non Francesco, Francesco quello più piccolo. Invece Pierino si è trovato molto bene, Pierino perché ci conosciamo da tanto tempo, mi permetto di chiamarlo Pierino, a Roma, dopo una vita passata a fare l'insegnante di scienze naturali, ma soprattutto lo sceneggiatore, perché anche lui ha vinto un grande premio, se il Calvino caratterizza Brandi Marte, ecco perché li ho messi insieme, perché tutti e due hanno in gioventù, Brandi Marte è ancora giovane, Piero un po' di meno, ma giovane, giovane nel portamento, hanno vinto due premi che hanno premiato sempre giovani. Per la letteratura, questo che è il premio Calvino, per quanto riguarda il cinema, perché Piero è soprattutto uno sceneggiatore, lui ha vinto il premio Solinas, che è un premio ambitissimo nella storia del cinema italiano, e subito dopo ha collaborato con grandi uomini di cinema. Nella sua biografia, che ho delineato qui nel opuscolo del festival, io ho citato solo Ugo Pirro, Elio Petri, Carlo Lizzani, Marco Tullio Giordana, insomma basterebbero questi quattro nomi per dire quali sono state le collaborazioni di Piero. A un certo punto nel 2015 Travaglini decide che è il momento di scrivere il suo primo romanzo, quindi ci ha messo un po' per arrivare al primo romanzo, ma poi il primo romanzo è questo, guardate lo spessore, insomma questa è la copertina, ed è un romanzo originalissimo perché è intitolato Il metrò del piccione, ma non è una metafora, è la realtà. In questo metrò vive un piccione che vive in mezzo agli uomini e che degli uomini conosce un po' tutto, perché forse della vita sa qualcosa più di loro e cerca anche di indirizzarli verso una vita meno piena di errori. Il romanzo diventa anche un'occasione per perlustrare le vite della nuova generazione. Roma è piena, insomma, di giovani che cercano di trovare un'identità, una strada di vita, un percorso. Il romanzo, con grande, diciamo, attenzione e soprattutto con una passione narrativa veramente inusitata, riesce a raccontare queste vite attraverso, insomma, la presenza del piccione. Ed è una novità assoluta, perché ci sono tanti romanzi sugli animali, e lo dirà anche lui tra poco, ma questo è un romanzo particolarmente caratterizzato dalla presenza animale. Io non aggiungo altro, posso solo chiedere a Pierino un perché. Perché questo non è stato un romanzo di animali? Sì. Si sente, sì. No, come hai nominato il premio Solinas? Ma questo, insomma, amichevolmente te lo dico. Che poi la sceneggiatura fu letta da Sergio Leone, che senza un po' mi telefonò e mi invitò a casa sua, la sua villa che c'aveva all'Eur. Entro così, c'era il cameriere, ci mettiamo a sedere, c'era la fotografia sua con Charlie Chaplin, insieme a Charlie Chaplin. E mi spiegò che l'aveva letto, lo trovava molto bello, però lui non l'avrebbe fatto perché doveva fare Stalingrado, il film su Stalingrado. E gli dissi, il film su Stalingrado, parlavamo a lungo, disse quali saranno gli attori, io tanto così, quali saranno gli attori. E gli disse, gli attori
i due protagonisti saranno presi dalla strada, mentre le comparse saranno tutti divi. Mi disse, Harrison Ford, questo qui, tutte le comparse. Ah, dico, questo no, non si è saputo mai, questo lo disse a me. E poi insomma stiamo lì, poi dice, vabbè, Travaglini, forse ci rivedremo. Allora, così. Con te con Verdone raccontava questa cosa privata, perché sì. L'altro grande amico di Leone era Verdone. Sì, no, io non sono un amico, io l'ho incontrato una volta a casa sua e è finita lì. Lui mi disse che era molto bello, mi fece questa confidenza. Ah, poi parlammo ovviamente dei film West, e poi parlammo di tutto, e questo tanto per dirti amichevolmente. L'ho detto in pubblico, ma te lo volevo dire così. No. Per ritornare al libro, non so se riuscirò a parlare tutto il tempo di Brandi Marti, perché lui ha identificato in questa figura reale un motivo di espressione di narrazione. No, io una volta stavo a Roma, fuori dalla metropolitana, c'erano dei piccioni. Uno cercava di entrare, come sta nel libro, mi sono detto, ma se questo entra dentro... E se lui salisse sul tetto e viaggiasse su e giù per andare da un posto all'altro di Roma, dico che figata sarebbe. Sarebbe eccezionale. Guarda un po' che personaggio che prende il metro per spostarsi. Poi lessi che a Londra facevano questo i piccioni. E quindi ho costruito questo personaggio. Ma il libro racconta anche la storia di un Moreno, uno studente di chimica che vede il mondo, le relazioni interpersonali, le cose che funzionano nel mondo, come se fosse tutta un'equazione chimica. Lui vorrebbe che la materia che lui studia e che ama molto all'università fosse rappresentata in ogni momento dell'esistenza, nei sentimenti, nei pensieri. Lui ritiene che possa essere e che debba essere riproposta gli stessi rapporti esatti che ci sono in un'equazione chimica. Ecco, apparentemente questo non c'entra con il piccione. Invece poi incontrando questo piccione sul metrò comincia una relazione con questo piccione che lo porterà a scoprire delle cose sensazionali. Ma mi rendo conto mentre sto parlando che non si può raccontare un romanzo, come se lo stessi distruggendo, veramente, che gli spunti sono... Vabbè, anche se non funziona il microfono, gli spunti sono così tanti e tali, anche sottili, che sa, non è un film che si racconta in poche battute, in poche frasi, che è una storia lineare. In un romanzo intervengono momenti intimi dei personaggi, sempre vicende così sentimentali, ma anche immaginarie che mal supportano un dialogo breve. Quindi preferirei magari che se Gino mi fa qualche, non so se Brandi Marti è d'accordo in questo, cioè se io ti dovessi dire racconta la storia del tuo romanzo, cioè, penso che si troveresti anche in difficoltà. C'è, allora mi ricordo, sono andato una volta, c'era una scolaresca di studenti di scrittura che si dedicavano soprattutto al cinema, scrivevano sceneggiature e così, no? E in quel momento in cui io parlavo con loro mi dicono, va bene, adesso prima che inizi a parlarci del libro, dici il pitch del libro. Ora tu sei nell'ambito e quindi il pitch, non so, sarebbe, se dico bene, sarebbero poche frasi con cui tu devi colpire il futuro produttore, insomma chi dovrà fare il film, e lasciarlo lungo sulla sedia in maniera tale che lui capisca la tua intenzione e dica lo faccio. Oppure... Una volta si diceva l'idea, dici l'idea, adesso siccome tutto bisogna... si vuole una parola straniera, no? Perché sì, sì, no, ma io non è che sono d'accordo, dico quello che è capitato. E allora c'è quel momento in cui, no, si dice, loro mi hanno chiesto dimmi il pitch, e se tu dici una cosa che non piace c'è poi il produttore che pigia il tasto, c'è la botola che si apre, quello che scende sotto. Allora io non sapevo assolutamente come raccontare, come dici tu, raccontare un romanzo in poche parole, snaturarlo significa devastarlo e significa poi, come dire, semplificare, un po' appiattire.
Però in quel momento mi venne in mente una cosa, siccome loro mi dicevano dici il pitch e io non sapevo come rispondere e mi sentivo molto stretto da questa cosa, non avevo il coraggio di dire no, non si può dire. Allora mi sono accorto che praticamente prendendo, dico, faccio l'esempio del mio, poi perché conosco quello. Allora, la prima frase e l'ultima frase di un libro e mettendole insieme per dire un po' che cosa ho potuto scrivere, che cosa volevo fare. Ad esempio, la prima frase del libro è ecco, lo vedo. L'ultima frase del libro, se mi ricordo bene, è Nina che guarda e mi crede. Allora, unendo insieme queste due frasi, la cosa bella che usciva fuori, naturalmente dicendolo così io mi lodo da solo, però voi abbiate pazienza, e significa come voler creare una specie di immagine, voler rendere reale qualche cosa che non si vede, qualche cosa che è invisibile, ecco lo vedo, e poi c'è un altro personaggio che dice ci credo. Rendere qualche cosa che non si vede, che non si afferra, che non si riesce a cogliere in tutta la sua interezza, e tentare di raccontarla a qualcuno fino a quando questo qualcuno ci crede e questa invisibilità diventa qualcosa che esiste per un'altra persona. E quindi questa specie di metafora è così chiusa da queste due, da questo inizio e fine, mi sembrava che potesse dire bene, senza che io ne rimanessi scontento, quello che avevo tentato di fare. Ecco, adesso allora proverò comunque, raccolgo la proverò, no, perché lui mi ha detto la prima frase, allora guarda, ecco. No, il romanzo funziona sempre, magari a prendere la prima e l'ultima. Sì, sì. No, il romanzo racconta la storia di un ragazzo che esce di casa una mattina, fa per entrare nel metrò, ma vede che c'è un piccione all'ingresso che pare voglia entrare nel metrò. Dice, ma che strano, perché vuoi entrare nel metrò? Ci scherza, poi però deve andare perché la sua ragazza l'aspetta all'università. Lui scende, lui vorrebbe prenderlo, questo vorrebbe catturarlo, però questo gli sfugge, scende del metrò, aspetta il treno e mentre aspetta il treno vede un uomo che gli sembra quasi un piccione, il naso, la fronte, e lui rimane quasi strano. Quest'uomo a sua volta vede che viene guardato, fa per avvicinarsi, lui è in imbarazzo, adesso che dico che viene qua? Si gira facendo finta di guardare un cartellone, quell'uomo ci rimane male, si volta e si incammina lungo la banchina. Lui dice, ma però sono stato un cafone, non dovevo fare questo, no, è maleducazione. Bene, quest'uomo continua sulla banchina, lui gli va dietro per scusarsi, perché vuole scusarsi, ma mentre lo sta per toccare sulla spalla, quest'uomo accelera il passo, lui quasi lo tocca e quest'uomo si uccide. Si butta sulle rotaie mentre arriva il treno, lui rimane sconvolto, si alzano dei rumori, delle grida, dei bambini piangono, lui rimane sconvolto, insomma il macchinista prende il treno, insomma da quel giorno gli è rimasto negli occhi lo sguardo di questa persona che lo guardava, che si era avvicinato per parlargli, e lui comincia a pensare, ma forse mi doveva dire qualcosa di importante, lo doveva dire a me e io mi sono voltato, io gli ho voltato le spalle, cosa doveva dirmi? Cosa può dire un uomo che sta per uccidersi? Perché lo ha fatto? Questa cosa comincia ad ossessionare al punto, comincia a ripercorrere la vita di quest'uomo. Quest'uomo, guarda caso, vendeva gli uccelli, quindi lui ripercorre la vita di quest'uomo, va al negozio, conosce una persona, una donna che ha avuto una relazione, insomma lui comincia ad indagare pian piano, senza volerlo, così quasi insensibilmente sulla vita di questa persona, perché lui vorrebbe capire perché mi ha guardato, cosa voleva dirmi. Ovviamente nel finale lo dirò, si capirà che cosa, lui riesce a capire che cosa voleva dirgli con quello sguardo. In questa ricerca si imbatte con il piccione che ha visto un istante prima di vedere l'uomo uccidersi. Questo piccione non è un piccione qualsiasi, perché l'uomo aveva un negozio che vendeva gli uccelli, quindi questo piccione aveva una storia con questo suicida. E il suicida, il piccione e la donna che era stato del suicida cominciano
cominciano ad apparire a lui come un trittico che si incastra con la sua visione del mondo e della chimica, cioè la chimica, la sua visione del mondo e della chimica che lui persegue si incastrerà anche con le vicende private del piccione, del suicida e della donna del suicida, in una storia che secondo me insomma funziona molto. Ma io se posso ancora, ma ecco vedi, perché Brandi Marte mi ci ha fatto pensare, io non avevo idea di che. Dico, ah sì, allora adesso racconto l'uno e l'altro. Cosiddetti della contemporaneità scrivono libri con la velocità supersonica dei tempi di consumo dei libri. Dopo sei mesi il libro è già finito. Il libro di Ghero è un libro invece meditato negli anni, costruito con grande capacità, ma soprattutto vissuto come una sorta di, come dire, di grande viaggio che lui ha potuto fare semplicemente perché ha una dote, quella di saper scrivere. Cioè i dialoghi di questo libro, tanto per un esempio, sono perfetti, cioè non ci sono sbavature, non ci sono mancanze, tutto funziona, tutto si incastra, la chimica di cui parlava e anche la chimica dei dialoghi, quindi non è soltanto un sapere scientifico quello suo, ma è anche l'incrociarsi di una mentalità scientifica che lo caratterizza, ma anche di una grande capacità letteraria, perché chi lo leggerà veramente potrà magari essere deluso da alcuni aspetti del libro e sorpreso da altri, ma sicuramente verrà catturato dalla storia per la diabolica capacità di Travaglini di costruire il rapporto dei personaggi attraverso i dialoghi perfetti, perfetti, che è la forza straordinaria del romanzo. Invece al nostro amico Brandi Marte voglio chiedere qualcosa di più sul perché Licini può suggerire insomma un confronto identitario addirittura a un giovane contemporaneo, magari parlando anche un po' della sua generazione, cioè la domanda è possibile immaginare che una figura come Licini faccia scattare un interesse per la pittura, un interesse per la letteratura, un interesse per il passato che a molti giovani sembra sepolto quasi con un modo futurista, no? E che invece certe volte insomma è pieno di lezioni morali, perché quella di Licini è una lezione morale soprattutto, oltre che artistica, ma morale soprattutto. Quindi la domanda è, hai pensato alle nuove generazioni mentre scrivevi questo romanzo? No, devo dire di no, per niente. Non so, perché voler parlare per... Cioè, che lettore immaginavi? Allora, che lettore immaginavo? Io mentre scrivevo il libro volevo scrivere una cosa che innanzitutto mi piacesse da morire, cioè che piacesse, che facesse parte di ciò che piace, che mi piace leggere, ciò che mi piace che ci fosse, che esistesse. E quindi come opera, come oggetto mi intrigava e volevo arrivare fino in fondo. Ho capito che cosa stessi scrivendo ai tre quarti del libro, quindi è stato una specie di sonnambulismo fino poi ad arrivare a quella che era la fondamenta della sensazione, dell'emozione.